Buongiorno a tutti, Giulio Ciccone, nuova maglia gialla nella stessa tappa che appena conclusa ha visto una fuga pare dal chilometro zero di 14 corridori, tra i quali Giulio Ciccone che vantava da quel momento lì, era in ritardo praticamente dalla maglia gialla Julian Alaphilippe di 1 minuto e 43. Di 1 minuto e 43 di stacco. Che dire, Giulio Ciccone coraggiosissimo perché dal chilometro zero con tutti quei colli erano ben 3 di prima, 2 di seconda, 2 di terza colli, con un arrivo praticamente su alla planche delle belle figlie, dove ha visto proprio nostro nel 2017 Fabio Auro fare quel bello scatto con la maglia tricolore vincere, e ben prima, qualche anno prima, Nibali vestire la maglia gialla, il suo contraguardo vecchi l'ha vestita, l'ha mantenuta fino all'ultimo. Incrociamo le dita per Ciccone, che è maglia gialla anche lui, ma qui il discorso è un pochino differente. Vuoi perché è molto giovane, infatti anche la maglia bianca è del miglior giovane, 25 anni, è un corridore che sicuramente il futuro è dalla sua. Una tappa appunto che ha predominato, secondo il mio modesto parere, la paura che ha attanagliato tutte le squadre, che praticamente hanno lasciato su quei 7 minuti e 15, 7 minuti e 30, 7 minuti, dai 7 agli 8 minuti, per 3 quarti di gara. Poi la Movistar si è buttata avanti per Quintana, che poi non si è visto. Si è visto invece Landa, che ha fatto uno scatto, ma è stato poi alla fine è stato ripreso. Si è visto un Valverde davanti per due volte, ma poi alla fine cedere. Si è visto un Nibali poi alla fine difendersi in difesa, perché quelle salite così acute non sono nelle sue corde. Quindi ha dovuto difendersi ed è arrivato circa un minuto. Fabio Aru, che a mio modesto parere, per la condizione attuale al quale lui versa, bisogna dire che si è difeso ottimamente, perché è arrivato po pochi secondi dopo Nibali. Quindi una tappa forse potrebbe anche giocarsela nelle Alpi, dove i chilometraggi delle gambe gli permetteranno di avere una forma migliore. Appunto, la paura ha attanagliato tutti. Julien Alaphilippe ha avuto il coraggio nell'ultima salita di avere il tour ancora nelle mani, perché sotto gli occhi di tutti abbiamo visto uno scatto che abbiamo detto mantiene la maglia gialla, ma non ha fatto i conti con una salita dura, dura, dove in piedi non rendi come seduto, perché avendo lo sterrato sotto le ruote, ben sapete che quando tu in piedi e dai colpo di pedale è più secco e può far slittare un pochettino le ruote. Questo non credo che abbia poi influito più tanto sulla Filippo, che è scattato dove forse terreno era già più solido, più compatto, ma ha fatto male i conti, e proprio all'ultimo Pinot, lo scalatore francese, è riuscito a portargli via quei secondi che gli permettevano. Dove ha preso la maglia Ciccone? Giulio, nello sprint dove c'erano 8 secondi, è riuscito la punta della bicicletta, con uno scatto fulmineo a chi ha vinto, a chi ha vinto praticamente la tappa, che è gregario di Vincenzo Nibali, che ha avuto veramente uno spunto eccezionale all'ultimo. Teneva un passo che, mamma mia, mamma mia, se no avrebbe vinto Ciccone la tappa e avrebbe avuto qualche secondino in più di vantaggio su proprio Alaphilippe, che adesso lo segue in classifica a soli praticamente a soli 6 secondi. 6 secondi, e sono veramente pochini. Poi il terzo è Dylan, è appunto l'attuale, quello che ha vinto, che è Dylan Teuns della Bahrain Merida, a 32 secondi. Il quarto in classifica è George Bennett della Team Jumbo Visma a 47 secondi. Il quinto è Geraint Thomas della Ineos a
49 secondi, sesto in classifica Egan Bernal della team Ineos, sempre lui. Infatti, i loro due hanno un po' in questa squadra, non si sa bene chi è il leader. In questo caso, Thomas si è dimostrato, essendo meno scattista, ma più passista, scalatore, seduto, è riuscito a fare qualche metro in più. Ma è tutto da delineare chi dei due sarà l'uomo di classifica. Questo lo vedremo nelle salite successive. Poi andiamo sul praticamente Thibaut Pinot, sesto. Sesto è Egan Bernal, sempre se abbiamo detto, settimo in classifica Thibaut Pinot della Groupama FDJ, che è praticamente a 58 secondi. Ottavo è Krušik, praticamente della Jumbo Visma, sempre a 1 minuto e 4. Poi vabbè, Michael Woods della Education First a 1 minuto e 13. Decimo Rigoberto Urán, la quercia che tiene sempre duro, a 1 minuto e 15. Il nostro Vincenzo Nibali, per quanto riguarda, dovrebbe saltare alla 20ª posizione, ha perso circa un minuto e viaggia attualmente dalla maglia gialla Giulio Ciccone a 1 minuto e 56 secondi. Abbiamo parlato anche di Fabio Aru. Se non l'ho detto, lo dico adesso, che Fabio Aru è riuscito ad arrivare appena alle spalle di Nibali. Ora, Fabio Aru ha avuto un intervento chirurgico, come ben sapete tutti, alla arteria iliaca della gamba. È stato mesi, mesi, credo 8, non vorrei sbagliarmi, 8 mesi fermo. Questo implica delle problematiche che, a onor del vero, a Fabio Aru non ha, perché vederlo ancora lottare tra i primi e a queste distanze, perché è arrivato appena alle spalle dei migliori, è come aver vinto. È come aver vinto una tappa. Quindi un applauso anche a Fabio Aru, che nessuno ne ha, non è stato detto questo, lo dico io. È ancora un giocatore che in futuro potremmo, insieme a Giulio Ciccone, vedere questi due protagonisti nelle corse a tappe. Alla prossima tappa, adesso Giulio Ciccone dovrà tenere duro. Lavorare la squadra per poter mantenere la maglia, perché le fughe adesso bisogna vedere chi è che le va a tappare, chi le va a tappare le fughe adesso. Bisogna che la sua Trek Segafredo, bisogna darci dentro, ragazzi, per mantenere questa maglia gialla, che sarà un dispendio forte di energie fino alle prossime tappe diciamo, dei Pirenei. Avremo e soprattutto la cronometro, che attualmente è il tallone di Achille di Giulio Ciccone. Deve migliorare in futuro a cronometro se vorrà vincere i giri dove appunto le cronometro la faranno ancora da padrone. Un saluto a tutti e alla prossima, iscrivetevi al canale. Ciao, alla prossima.